Presidente, signore e signori. Mi sembra che molto opportunamente questo convegno abbia come titolo Quale futuro per Santo Stefano? Il che mi ha indotto a fare due semplicissime riflessioni. La prima è che comunque c'è un futuro per Santo Stefano. E la seconda è che questo futuro deve essere disegnato. E speriamo che la prima bozza di questo disegno nasca oggi, qui, in questo luogo. Come cittadino italiano, io ho la speranza che questo monumento storico possa essere effettivamente restaurato e restituito a tutti noi, restituendo a tutti noi la memoria di un tratto di storia così significativa del nostro paese, e tutto sommato anche dell'Unione Europea. Nel gennaio di quest'anno il signor Presidente del Consiglio ha colto infatti di tutto questo sia il senso che sia ne ha indicato le priorità. Come rappresentante di una società a genere di civili attiva nel settore dell'information technologies e delle telecomunicazioni, sono convinto che non sia sufficiente lasciare un retaggio ai nostri figli e ai nostri nipoti costituito pressoché esclusivamente da risorse tecnologiche, ma che sia indispensabile riproporre a questi giovani e a quelli che verranno le radici più profonde che sorreggono la nostra storia e l'impianto politico del nostro paese. Per questo motivo la General Engineering ha ritenuto di sostenere lo svolgimento del Pierre Pomino, utilizzando, cogliendo l'occasione che l'Associazione di Nettotene e gli AI hanno voluto offrire, e in questa occasione mi ha anche gradito un particolare ringraziamento alle autorità che non hanno fatto mancare il loro significativo patrocinio a questa manifestazione. Ventotene, che è nata dai tormenti vulcanici 1 milione di anni fa, ha avuto fin dall'inizio della presenza dell'uomo, cioè per tale pronto, un singolare destino. Nonostante la sua straordinaria bellezza, fin dai tempi della Roma antica, è stato luogo di esilio. È vero che a quell'epoca gli esili erano, per così dire, dorati, trattandosi quasi sempre di parenti o affini o familiari dell'imperatore stesso. E però, un po' seguendo questa tradizione storica, ben diversa è stata la natura e la struttura del carcere di Santo Stefano, ordinato da Re Ferdinando IV all'architetto Carpi, destinato a rappresentare, se non mi sticcio di parole, un ergastolo moderno. Né mi sembra più migliore l'uso che fu decretato in questi spazi, in queste isole, dal fascismo, che utilizzarono questi luoghi apparentemente così remoti contro gli oppositori politici. Alla fine, in questo luogo certamente di dolore, su oltre 1200 prigionieri che furono presenti nel corso di un secolo in questi luoghi, complessivamente solo poco più di 200 morirono per cause naturali. Questa è la dimostrazione di quanta violenza c'era in questi luoghi. Ma i tormenti, le sofferenze, le violenze che erano così frequenti in questi bellissimi posti non riuscirono a spegnere l'ardore politico e la resistenza morale di alcuni straordinari prigionieri in questi luoghi. Da Settembrino e Spaventa nel XIX secolo, a Terracini, Pertini, Longo, Secchia, Spinelli, Rossi nel secolo scorso. Tutti, una volta riacquistata la libertà, ripresero con maggior vigore le proprie attività. Gli ultimi del mio piccolo e non certamente esaustivo elenco dettero contributi insostituibili alla ricostruzione di un'Italia libera e democratica e all'avvio dell'unità europea.
Questi sono i tratti di storia la cui memoria non deve andare perduta. Questi sono gli esempi di coraggio, di impegno civile e politico che devono rivivere insieme alla struttura che ne fu luogo e testimone. Mai come in quest'epoca abbiamo tutti la necessità di credere di nuovo alla funzione insostituibile della politica, che poi è la gestione della nostra quotidianità e del futuro dei nostri figli. Per questi motivi mi auguro vivamente che da questo convegno escano ipotesi valide e concrete per il recupero di San Giuseppe e che esso sia l'inizio di un percorso che ci restituisca un monumento del nostro passato e una pietra miliare per il nostro.